When did success knock on your door? Well, I felt very fortunate and very lucky. Mi sento molto fortunato. To do the movies I did before Fame. Di aver fatto I film che ho fatto prima di Fame. And then one out of like 5 million get a series like Fame. Dice una persona su 5 milioni ha la fortuna di fare Fame. Io l'ho avuta. But now adesso, I'm on a grande show number uno. Ma è un grande show numero uno, è inutile tradurlo. Parla italiano, va bene. In the United States, called Days of Our Lives. E si chiama I giorni della nostra vita ed è numero uno. È una serie che ancora in Italia non è arrivata. So I feel very fortunate. Io sono molto fortunato. That I have such a big show after Fame, even more big. Certo, even bigger. Scusa, io lo chiederemo, scusa. L'ho corretto in inglese, lingua che io conosco mediamente, ma va bene, può succedere. Molte volte mi sbaglio anche io in italiano, non ti preoccupare. E quindi lui si reputa molto fortunato perché dice, dopo Fame, infatti dopo un primo successo è sempre molto difficile averne un altro e quindi lui ha avuto una chance ancora più importante di quella di Fame. Adesso, in questa seconda serie lui fa un duro, ma mi ha detto che nella vita è molto dolce, è un ragazzo molto buono. Adesso vediamo, non ti crede nessuno. Nobody believes that you are a very sweet boy. Sì, vedi, fa la faccia di circostanza. Allora, gli chiederò quali sono, secondo lui, le qualità per essere un principe azzurro. What qualities do you need to become a prince, let's say? Caring. Essere molto tenero, avere cura delle persone. Understanding. Capire la donna che ti è vicino. Loving. Amore. Very sexy. Molto sexy, siete d'accordo? Yeah. They agree. Sì, sì. E anche un po' di strength. A little strength. Yeah, un po' di forza. Strength, yeah. Un po' di forza ci vuole. Ma dove vai? Aspetta un momento. Like, aspetta un momento. Aspetta un momento. Magari è fidanzata al marito, chissà cosa si dice. Ti amo, ti amo. Ha detto che ti ama. Abbiamo sposato anche Billy. Senti, oh mamma mia, è veramente, come si può dire, è veramente fuoco, non è che scherzo, senti, in America c'è un nuovo modo di ballare. What's the new dance called in America? Whack. Whack, vuol dire schiaffi. Whack. Ah, whack. Sì? Whack, schiaffi. Me la fai vedere? Adesso ci fa vedere com'è questo whack, schiaffi. Va piano però, perché tu sei forte. No, io non posso. Piano, piano. Un po' di musica, Sergio, per favore. Sì. Thank you.
Basta, grazie. Grazie. Questo è un po' di Billy Hartley. Ciao, si va qui. Thank you.